Amici sportivi, buon pomeriggio in diretta live streaming sul canale Tutto Campo e su YouTube in collaborazione con Marina Di Vincenzi. Trasmettiamo la sedicesima giornata di campionato categoria juniores interprovinciale Under 19 tra la Calvarese e il Villaggio Calcio. Leggiamo nel frattempo la formazione del Villaggio Calcio col numero 1 Raffo, col numero 2 Canizzaro, col numero 3 Puccini, col numero 4 Fogola, col numero 5 Scalzo, col numero 6 Quatai, col numero 7 Meli, col numero 8 Zanone, col numero 9 Pitti, col numero 10 Fronzoli, col numero 11 Barbieri. A disposizione del mister Bandini Mirko, col numero 12 Fogagno, col numero 13 Fornaca, col numero 14 Pandolfo, col numero 15 Piazzi, col numero 16 Losi, col numero 17 Mangiante, col numero 18 Cogorno, col numero 19 Parisi, col numero 20 Brizzolara. Dirige l'incontro il direttore Marchetti Samuele del Foro di Chiavari. In diretta live streaming su Tutto Campo e su YouTube Fulvio Barbieri in collaborazione con Marina Di Vincenzi alla regia, Barbieri Eleonora e Barbieri Alessandra al montaggio. Sedicesima giornata di campionato categoria juniores interprovinciale Under 19. Nel frattempo vediamo che proprio i padroni di casa, la Calvarese, è già scesa in campo in attesa di questa 19esima giornata di campionato, 16esima scusate. Anche il Villaggio è sceso in campo. Qualche minuto in attesa dell'ingresso delle due squadre, la Calvarese e gli ospiti, il Villaggio Calcio, qui sempre in diretta live sul canale Tutto Campo. Le squadre sono entrate in questo momento in campo. Sulla vostra sinistra dei schermi il Villaggio Calcio, la bianca e rossa, la vostra destra invece la Calvarese. Dirige l'incontro Marchetti Samuele del Foro di Chiavari. Batte proprio la Calvarese col numero 8, quindi il Villaggio Calcio dalla parte destra dei vostri teleschermi dovrà affrontare la Calvarese sulla sinistra.
Vai Lollo! Ancora qualche secondo. Partita in questo istante, subito la Calvarese, ma il direttore di gioco ferma subito il gioco, dobbiamo ribattere subito questo inizio di partita. Arbitro, ho cominciato male. Ecco, fischio ufficiale del direttore di gara che parte subito con la Calvarese in avanti, con un colpo di testa subito la Calvarese in tiro e subito neanche dopo 30 secondi occasione da gol per la Calvarese che subito in avanti con un raso terra dalla parte sinistra del portiere che la palla esce di poco ma subito occasione per proprio per i padroni di casa, quindi sarà rimessa da fondo a favore degli ospiti con un raffo alla battuta. Subito in questo istante qua arriva subito un colpo di testa dalla Calvarese che cerca di con il numero 10, ora con il numero 11 Vabie che cerca di passare verso il numero 9 ma mettono subito fuori i giocatori della Calvarese con il numero 3 alla battuta. Il Villaggio prova a dare proprio il numero 10 in avanti che prova a mettere una palla fuori ma la palla esce, quindi sarà rimessa dal fondo a favore proprio per i padroni di casa. Quindi ricordiamo che dopo 30 secondi occasione da gol proprio per i padroni di casa. Ora riparte la Calvarese, controlla bene il giocatore ma viene fermato fallosamente dal numero 4 del Villaggio, quindi prima punizione a favore per la Calvarese. Ora sempre la Calvarese in avanti, pallone troppo lungo quindi sarà rimessa dal fondo per gli ospiti. Batte lunghissimo, leggermente una spinta del Villaggio, controlla molto bene il numero 7 proprio del Villaggio in questo istante, parte in contropiede subito in avanti il Villaggio, non riesce a controllare bene il pallone quindi la palla esce fuori che sarà altra rimessa dal fondo questa volta però per i padroni di casa che battono subito immediatamente. Controlla bene il numero 4 della Calvarese, spingere leggermente, va bene il pallone ma recupera bene il numero 4, il numero 6 della Calvarese ci fa girare bene il pallone, il numero 5 dalla parte opposta. Molto bene il pallone proprio la Calvarese, qualche spunto in più. Faccio il pallone, controlla molto bene il numero 10 ma recupera bene il numero 4. Dalla parte opposta invece gira bene il pallone verso il numero 6 che prova a cambiare gioco dalla parte opposta, quindi
ora verso il numero, nuovamente il numero 4 che cerca il numero 2 della Calvarese. Tira molto bene, prova a mettere una palla in mezzo, arriva il colpo di testa, la palla vediamo se riesce a tenerla bene, controlla bene il numero 11 che gira attorno indietro. Adesso mette un'altra palla in mezzo con il numero 7, ma arriva il numero 5 del Villaggio. Quindi nulla di fatto, ricomincia nuovamente la propria area la Calvarese. Ora prova a mettere una palla ma non riesce a tenerla, quindi sarà rimessa laterale a favore degli ospiti. Il numero 4 che prova a girare. Sempre in possesso il padrone di casa, però sbagliano con il numero 10 che prova a entrare in campo, prova ad andare in avanti proprio con il numero 10, supera due avversari, prova a cambiare gioco dalla parte opposta, c'è il numero 7, non riesce però a tenere il pallone in campo, quindi sarà rimessa laterale a favore dei padroni di casa. Calvarese in possesso del pallone. Ora parte subito con il numero 10. Regolare, prova ad andare al tiro. E la grande risposta di Raffo che toglie il sorriso alla Calvarese. Occasione da gol, la seconda occasione da gol, sempre in possesso la Calvarese, con il numero 10 però che rimane fuori gioco. Giustamente, non se ne ravvede, quindi altra occasione per la Calvarese, ma ora riparte subito il Villaggio. Ora c'è un fallo. Il primo fallo commesso dai padroni di casa, quindi prima punizione per il Villaggio. Punizione battuta in questo istante. Ora subito il numero 10 della Calvarese, non riesce a prendere il pallone, quindi il numero 3, ma perdono in possesso di nuovo il Villaggio. Ora nuovamente il numero 10, c'è la spinta, lascia correre il direttore di gara, c'è molto più gioco da parte della Calvarese che del Villaggio. Sbaglia però adesso la Calvarese, riparte con il numero 3 del Villaggio che prova a dare un pallone ma non lo tiene in campo, quindi sarà rimessa laterale a favore del Calvarese, che batte subito immediatamente con il numero 4 che controlla bene un ottimo pallone, cede il pallone all'indietro verso il numero 6 che fa girare la palla dalla parte opposta verso il numero 5. Ora subito l'altro pallone, intercetta bene il numero 5 che prova a mettere la parte opposta, la palla esce fuori, quindi sarà rimessa laterale a favore dei padroni di casa che hanno più gioco del Villaggio. La palla esce fuori, quindi sarà altra rimessa dal fondo per gli ospiti. Una piccola difficoltà nelle ripartenze. Parte opposta, controlla sempre la Calvarese col numero 11,
parte nuovamente sempre la Calvarese, che ha più gioco del Villaggio in questa prima frazione di gioco. Ora recupera bene il numero 9, non c'è nessuno in avanti, scivola, viene portato via il pallone proprio da un giocatore della Calvarese, gira molto bene il pallone verso il numero 4, poi arriva il numero 2, il numero 10 che aveva l'occasione di gol, non c'è nessuno, corre bene il numero 8, Zanone cerca di tenere il pallone in campo, quindi sarà rimessa il numero 3 Puccini. Ora arriva il numero 11 Babbi di Valto, che cerca di spazzare più lontano possibile, ma non c'è nessuno. La palla va campanile, recupera bene il numero 11. La palla esce fuori, quindi nulla di fatto. Sempre Puccini, spazzano via, non trova nessuno, recupera bene il numero 10. Ora un pallone fatto girare dalla parte opposta, va a andare in avanti il giocatore della Calvarese. Prova a mettere una palla in mezzo, che viene, arriva un colpo di testa, ferrato male. Palla esce fuori, altra rimessa laterale. Parte il Villaggio subito, recupera nuovamente la Calvarese, che fa girare il pallone bene verso il proprio portiere, quindi nulla di fatto, si ricomincia col gioco dalla parte opposta verso il numero 2. Molto bello il gioco del numero 4 proprio della Calvarese, che sta giocando veramente bene. Ora un altro pallone verso il numero 9, intercetta bene il numero 5, ma recupera nuovamente la Calvarese, che prova ad andare al tiro. La palla va sopra la traversa e un'ottima risposta del portiere numero 1 del Villaggio, che al volo mette in calcio d'angolo, primo calcio d'angolo della partita a favore della Calvarese, terza occasione da gol per la Calvarese. Tutto il Villaggio in aria, nella propria aria, batte in questo momento, arriva colpo di testa, la palla esce fuori di poco, nulla di fatto. Rimessa dal fondo per i padroni di casa, che battono subito. Numero 4 c'è il pallone, sbaglia nuovamente il Villaggio. Ah, questa volta allora la rimessa sarà per i padroni di casa. Batte subito. Arriva un errore del gioco della difesa, quindi danno la possibilità di rimettere la palla nuovamente in fallo laterale per gli ospiti. Altra palla in mezzo, non c'è nessuno. Numero 10 e un'altra risposta del portiere, nuovamente. La palla esce fuori, altra risposta del portiere del Villaggio, che per la quarta volta salva la propria porta. Quindi sarà rimessa dal fondo a favore degli ospiti. Batte subito Raffo. C'è un
spalla contro spalla, il direttore decide di non sanzionare nessuno, chiede scusa. Attenzione. Il Laggio che ha provato a entrare nell'area di rigore della Calvarese, non c'è riuscito. Era in avanti, sbaglia, c'è un fallo, quindi punizione a favore della Calvarese. Ha subito la palla in avanti, dentro la mano il numero 2 che favorisce la ripartenza della Calvarese, che è subito verso il numero 9, arriva il numero 5, il Villaggio scaldo prova a tenere la palla in aria, non ci riesce, quindi rimessa per i padroni di casa. Prova andare al tiro, ragazzi, uomo, parte col numero 11 in avanti, il numero verso il numero 10. Andare avanti velocissimo il numero 10 del Villaggio, ma recupera molto bene il numero 2 della Calvarese, quindi sarà calcio d'angolo a favore per gli ospiti, per il Villaggio, quindi calcio d'angolo battuto anche per gli ospiti. Ma tutto in questo istante, parata del portiere, spinge. Va bene il numero 4, spazza via, verso il numero 10, un altro lavoro di gioco con i piedi che può andare, ma arriva subito l'intenzione del numero 8 del Villaggio, che mette fuori la ripartenza del numero 10 della Calvarese. C'è un fallo. Fallo loro, c'è il fallo loro. Fallo commesso dal Villaggio, quindi punizione. Palla il numero 4, pallone raso terra verso quello in mezzo, arriva il portiere, nel frattempo c'è il numero 3 che è a terra del Villaggio, abbiamo nulla di grave. Calvarese con il numero 7. Pallone troppo lungo, la palla esce fuori, quindi sarà rimessa dal fondo per la Calvarese.
Tieni, tieni, tieni. Bravo Steven. Bello, bello, bravo, bravo. Passaggio sulla Calvarese dalla parte opposta, prova a mettere una palla in mezzo, arriva il numero 3 che spazza via del Villaggio. C'è un fallo dei padroni di casa in area di rigore, quindi sarà punizione a favore del Villaggio. Avanti sempre la Calvarese. Spazio via Villaggio in una zona che non c'è nessuno, bianco rosso. Quindi recupera bene il numero 6 della Calvarese che passa dalla parte opposta al bambino a girare bene il pallone. Ora subito una partenza regolare del numero 10, cosa arriva al portiere che parte tranquillamente, quindi nulla da fatto. Sbaglia. Sarà rimessa laterale per i padroni di casa, ma tutto in questo istante spazzano via il pallone in Villaggio, non c'è nessuno, recupera bene sempre la cosa, arriva il numero 11 per portare via il pallone, in contrastato riparte nuovamente Calvarese, ora potrebbe essere un fallo, c'è un fallo verso il numero 11. Quindi punizione per il Villaggio con il numero 6 alla battuta. Pallone a terra, recupera bene la Calvarese con tenere il pallone in campo, la palla esce fuori con il numero 9, quindi rimessa laterale a favore dei padroni di casa. C'è un fallo, volta il proprio Villaggio in avanti. C'è un fallo. ¡Dispresa!
arriva un altro secondo calcio d'angolo a favore dei padroni di casa. Battuta alta, arriva un colpo di testa, devono spazzare via, ci riescono, per andare al tiro adesso il numero, ma viene contrastato, arriva però il tiro, spazza nuovamente via il... esce fuori, pallone, recupera sempre la Cavarese, c'è un giocatore a terra, quindi addirittura i giocatori della Cavarese mettono fuori, si alza, il pallone il villaggio restituisce il pallone alla Calvarese, parte nuovamente la parte sinistra, per il villaggio. Ora c'è numero 11 che prova ad andare al tiro, occasione per numero 11 Bardini Walter, vai Coco, usa sto fisico, vai Coco, ha giocato il cavo e qua scodellava il cesso, si è il pallone in campo, il numero 3, sbaglia però il numero 3 del Cucini del villaggio, altra rimessa laterale, no, ora riparte la Calvarese, va bene
con il numero 5 del Villaggio, non mette a spazzare via nuovamente il pallone. Altro pallone in mezzo, c'è un fallo, lascia correre il direttore di gara, mettono nuovamente fuori il Villaggio. Era un po' Silvia! C'è un fallo, questa volta c'è, quindi punizione a favore del Villaggio. Serratto, un giocatore del Villaggio, quindi altra punizione a favore degli ospiti. Il direttore di gara dice di star calmi. Punizione battuta troppo lunga, non c'è nessuno, quindi rimessa dal fondo a favore dei padroni di casa. Battono subito. Ormai la mezz'ora, così primo tempo, lo stesso il Villaggio che prova a mettere la palla in mezzo, la palla però esce dalla linea, quindi sarà rimessa da fondo a favore della Calvarese. Un pallone lunghissimo, cercare il numero 10, controlla bene verso il numero 4, scusate, verso il numero 9, fa girare molto bene il pallone, accetta bene il numero 6, fa subito ripassare verso il numero 9, ma arriva il portiere con calma passare verso il numero 6. Cercare il numero 10, passata dalla parte opposta, lo vede il numero 7 che prova a mettere la palla a campanile, non c'è nessuno, la palla esce fuori, quindi occasione sprecata per il Villaggio. Comincia la Calvarese verso il numero 9.
un fallo, altro fallo. Vita punizione battuta dagli ospiti del villaggio. E arriva la grande occasione per il villaggio, che ha due passi dal portiere, non mette dentro, ha tutto più col portiere. Prima occasione da gol per il villaggio, ha due passi proprio dal portiere. E adesso il villaggio. Un fallo, prova andare al tiro. Il direttore ferma l'azione per un fallo commesso dal numero 10 del villaggio, quindi punizione questa volta per il fine della Calvarese, numero 8 che batte. Batte subito. Parte subito la Calvarese con il numero 6, il suo portiere. Bravo, go, go! Vedere. No, non andare, oh, finiscilo! Go, go! Terra il numero 4. Si rialza. Punizione a favore dei padroni di casa. Andiamo! A tu per tu e va in vantaggio al 37esimo, anzi no, il direttore di gara lo il direttore di gara, il direttore di gara annulla il gol per fuori gioco, quindi nulla di fatto. La Calvarese in avanti che prova per cercare il numero 10 contro la bene il pallone, che trova anche il portiere, prova a dire, e questa volta c'è il gol del numero 10 con un destro al portiere, quindi arriva il gol proprio al 38esimo dopo un minuto che si era stato annullato un gol per fuori gioco, quindi il risultato qui allo stadio comunale di Moleone, Calvarese 1 Villaggio 0. Bar. Comincia così al 38esimo minuto il vantaggio proprio dei padroni di casa. Sono i richiami verbali dal direttore di gara. Nelle file della giocatori della Calvarese. Sì.
palla esce fuori, quindi rossa laterale a favore degli ospiti con il numero 3 Piccini. Il pallone batte subito. Abbiamo lasciato con il numero 10, autore del gol, il vantaggio della Calvarese, ora in avanti il Villaggio, proviene il portiere della Calvarese, c'è nuovamente il pallone. Cuccio, stai attento al 10! Il 9 in avanti, il 5, provano a mettere fuori la palla, quindi nulla di fatto, altra rimessa laterale a favore dei padroni di casa, soprattutto in questo istante. Fallo, visto. Questo giallo. Ah, forse. Quasi. Non so dire più, però. Siamo giunti ormai al 42esimo minuto, di scadere allora in mezzo, un colpo di testa, cerca di spazzare via la palla, viene toccato al giocatore del Villaggio, quindi va in calcio d'angolo, terzo calcio d'angolo a favore dei padroni di casa. In questo istante è un raso terra sul numero 11. Sono subito! Prevene il Villaggio, la palla, c'è un fallo, la palla esce fuori. È un bastardo! Punizione a favore dei padroni di casa. Un raso terra svirgolato, c'è un fallo del numero 7 del Villaggio che spinge, quindi punizione a favore della Calvarese. Opposta verso il numero 7 con il numero 11. Sbaglia però il numero 4. Eccoci amici sportivi, ben ritrovati qui allo stadio comunale di Monleone per il secondo tempo tra Calvarese e il Villaggio Calcio.
campionato junior interprovinciale Under 19. Ricordiamo la diretta in differita sul canale YouTube Fulvio Barbieri. È partito in questo istante il secondo tempo su quel villaggio in avanti. Spazza dalla parte opposta, non c'è nessuno, quindi la palla esce fuori, quindi nulla di fatto. Ricordiamo al 28esimo minuto del primo tempo il gol segnato dalla Calvarese. La prima rimessa laterale del secondo tempo. Ah, la Calvarese proprio che prova ad andare in avanti. 1-3 controlla bene il pallone, la palla viene intercettata dal numero 7 nel villaggio Meli. La palla esce fuori, quindi altra rimessa laterale a favore del Calvarese sulla battuta del numero 3. L'11 cerca di contrastarla, va a mettere una palla, la palla esce fuori, quindi sarà rimessa dal fondo. Prestazione nel primo tempo di Rafo, portiere del villaggio, che ha salvato la porta per 4 occasioni. Battuta in questo istante. C'è un fallo, attenzione, questa è un'azione brutta, sarebbe da ammunizione del numero 7. La munizione del numero 7 del villaggio. Il direttore di gara lascia correre, brutta copertina del numero 7 Meli, che ha fatto una buona partita nel primo tempo. Il direttore di gara decide di non prendere nessuna sanzione. Comunque c'è un fallo a favore proprio del villaggio. Tutta lunghissima, non c'è nessuno, arriva un colpo di testa, la palla prova a essere messa in mezzo, la palla però recupera bene numero 1. Spazio via i giocatori del villaggio. Opposta. Calcio il ciampone, calmo, da calmo, gira, buona, giù, vieni. Cominciano a farci dare il pallone da Calvarese. In avanti viene messa la palla fuori da Puccini del villaggio. Rimessa laterale per i padroni di casa. Spazio via col numero 4, può andare in contropiede proprio il villaggio. Contrasta bene della Calvarese, che poi si ritrova a terra. Si rialza il numero 6. Thank you.
sarà rimessa laterale a favore del Villaggio. In campo. Basti! Palla esce fuori, quindi non è di fatto, arriva nel frattempo una sostituzione, esce il numero 4 del Villaggio Fogola, entra il numero 17 Mangiante. Tutta in questo istante la partita cerca di recuperare bene il Villaggio, la palla esce nuovamente, altra rimessa laterale per gli ospiti, la spinta vista dal direttore di gara, quindi punizione, altra punizione a favore per la Calvarese. Siamo quota 9 punizioni battute proprio dalla Calvarese nei confronti del Villaggio, che ne ha battute 4 soltanto. C'è un fallo nel frattempo di una spinta, la battuta. Sei sempre tu, oh! Lui sei sempre tua! Era di nuovo ribattuta questa punizione. C'è un po' di mischia. I giocatori, palla in mezzo. E arriva la parata del portiere tranquillamente. Lancia lunghissimo da parte opposta, il pallone un po' troppo lungo perché il giocatore non riesce a tenere in campo, quindi la palla esce fuori, alza rimessa laterale a favore della Calvarese, e in vantaggio al 28esimo minuto del primo tempo, gol del numero 10 dei padroni di casa. Villaggio, una trappola verso il numero 11, riescono a spazzare via i giocatori, la parte opposta, ma non sempre così, è possibile! E arriva il raddoppio, della Calvarese per 2-0. Errore proprio della difesa nuovamente, quindi risultato al 9 minuto del secondo tempo, Calvarese 2, Villaggio 0. Thank you.
Lei davanti la Calvarese. Ora mettono fuori. Arriva un'altra sostituzione, esce il numero 3 Puccini. Entra il numero 15 Piazzi. Via il pallone, i giocatori della Calvarese. Prova ad andare al tiro e un'occasione per il villaggio che da 35 tira un raso terra, la palla esce di poco a lato nel palo sinistro del portiere. Fuori gioco del numero 3. Attenzione che c'è un'altra munizione. Un'altra munizione per le file della Calvarese. Viene ammonito il numero 3. Forza! Dai di lancio, non mollate! Dai, dai, Marte! Forza! Cata! Guarda a te, tiri al 10, hai tirato piano che va via sempre! Dai, aiutami, aiutami! A favore del villaggio. La palla esce fuori, quindi sarà rimessa dal fondo a favore proprio dei padroni di casa. Numero 3 prova a mettere una palla in mezzo, passano via in una zona che non c'è nessuno. Arriva il portiere. Calcio, partivano alla fine. Bravo, bravo, adesso stringa.
c'è un giocatore a terra. Si tratta di essere il numero 11. Sempre la Calvarese in avanti, in attacco, molto ancora bene. A girare molto bene il pallone, il padrone di casa. Non riesce ad avere nessuno spunto il villaggio. Esce nuovamente un pallone per un altro fallo laterale, tantissimi falli laterali per tutta questa partita. Sbaglia il numero 9 del villaggio. Dai ragazzi, forza! Avanti nel villaggio, prova a mettere la palla in mezzo, viene lanciata fuori dalla difesa della Calabrese, che ha corso veramente tanto. Villaggio in avanti, numero 11, che prova a mettere in mezzo un pallone, viene fermato. Parte allora la Calabrese, altro pallone fuori, altra rimessa laterale. Dai, portala!
ragazzi! Viene fermato anche il gioco, a parte il fallo messo dal numero 11. C'è un giocatore del Villaggio a terra nell'area di rigore proprio della Calvarese. Gli alzi in piedi, punizione, tempo del Villaggio. Dai Brizzo, forza! Brizzo! Dai Brizzo! Del Villaggio che prova a tirare e arriva il terzo gol della Calvarese al 22esimo, errore nuovamente del Villaggio, in punizione battuta pochi istanti fa, errore proprio del Villaggio, quindi arriva la terza rete della Calvarese per 3-0. Si è visto veramente poco il Villaggio in questa gara. Parte nuovamente il Villaggio. Numero 11 va di rivalter, viene fischiato il fuori gioco. Walter, non ballate, forza! Fallo visto dal direttore di gara del numero 20 del Villaggio. Altro pallone fuori, altra rimessa laterale a favore dei padroni di casa. Sono passati 25 minuti del
secondo tempo, nel frattempo un giocatore del Villaggio è a terra. Si tratta del numero 2 Cannizzaro, si è rialzato. Riparte di nuovo la Calvarese dopo una respinta del portiere. Un passaggio del numero 20, arriva il portiere, spazza fuori, occasione numero 11 Villaggio. Il quinto calcio d'angolo a favore del Villaggio. A che tempo siamo? 27, grazie, gentilissimo. Allora, messo in mezzo, nulla di fatto, ora c'è il contropiede della Cosmo, ottimo intervento del numero 6 che prova a mettere un pallone troppo rapidamente, quindi la palla esce fuori, la messa dal fondo a favore della Calvarese che è in vantaggio al 27esimo minuto per 3-0. Sempre il padrone di casa in attacco, con un pallone in mezzo, riesce a tenerla in campo. C'è un fallo, il numero 11 del Villaggio, ci sarà altra punizione. Del Villaggio che controlla bene un pallone verso il numero 14, devono mettere in mezzo, ma è contrastato dal giocatore del Villaggio. Dai, Blizzo!
C'è un fallo stavolta a favore della Calvarese. Punizione. Vieni qua, Milli, c'è poi. Dai, tizio, dai, dai! Forza! Dai, lo facciamo uno! Dai, convinti fino alla fine! La palla va sopra alla traversa, quindi nulla di fatto. Dai Luca, non mollare Luca! Prova il villaggio. Arriva un altro calcio d'angolo a favore degli ospiti. Tutta il numero 11 di Walter. Un colpo di testa. Non c'è nessuno. Recupera bene il Varese, cerca di spazzare via il pallone il portiere. Controlla bene. Però il giocatore della Calvarese, quindi rimessa laterale a favore degli ospiti. Poi c'è altre sostituzioni alle file della Calvarese. Stavolta visto dal direttore di gara, occasione per il villaggio, arriva anche una munizione, la seconda munizione del fine della Calvarese. Battuta, palla va sopra la traversa, quindi nulla di fatto, sarà rimessa da fondo per i padroni di casa. Sì,
dai Walter, dai, dai di mollare, bravo, dai Walter. Dai, bravo Walter, bravo. Dai, dai. Dai Walter, dai Walter, su. Ora adesso la Calvarese ha fatto un'ottima gara, mette una palla in mezzo, cerca di coprire bene, la palla esce fuori, quindi c'è la rimessa dal fondo a favore del Villaggio, che è sotto di 3, reti a 0. Sono passati 36 minuti dal secondo tempo. Dai, dai, guarda, dai! Arriva un colpo di testa del numero 18 della Calvarese, quindi la palla esce fuori, sarà rimessa laterale degli ospiti. Palla esce fuori, quindi la Calvarese la battuta. Dai ancora, Ale, non volare, fallo. Dai, dai, stai lì, non parlare, giallo. Dai Walter, dai Ale, subito alla fine. C'è un richiamo del direttore di gara verso il numero 17 della Calvarese, attenzione. Esce fuori, messa laterale, recupera il Villaggio. La rimessa dal fondo. Il 17 si riceve il pallone, che non sia calcio d'angolo, il fatto che la palla in fallo laterale, quindi punizione, scusate, fallo laterale a favore della dei padroni di casa. Soprattutto in questo istante palla esce nuovamente, questa volta c'è il calcio d'angolo. Dai Tizio, dai, dai, non volare. Ma tutti in questi istanti arriva un colpo di testa, 17 con la palla, una botta, la palla va sopra la traversa, quindi nulla di fatto,
Siamo giunti al 40° minuto del secondo tempo, risultato sempre fermo per 3-0 a favore dei padroni di casa. Poco incisivi il Villaggio. Questa sedicesima giornata di campionato tra la Calvarese e il Villaggio. Buono, buono che stai, dai! Bravo Catta, dai! Altra rimessa laterale battuta in questo istante. Non riuscite a tenere il pallone in campo il giocatore della Calvarese, quindi sarà un'altra rimessa laterale. Tantissime rimesse laterali effettuate in questa gara. Cambia gioco verso il numero 15. Bravo Ale, bravo Ale! Provano ad andare al tiro, però non c'è nulla da fare, la difesa. Ora prova ad andare al tiro nuovamente, il Villaggio viene respinta da un difensore, parte sul Villaggio. Ora prova ad andare a un tiro, ma la palla va sopra alla traversa, quindi nulla di fatto. Forse la prima azione da gol del Villaggio, 42 minuti, mancano 3 minuti allo scadere di questa 16ª giornata di campionato categoria Juniores Interprovinciale Under 19. Si è visto la Calvarese a far buon gioco. Prova a cambiare gioco dalla parte opposta, il Villaggio spazza via, c'è un fallo il numero 11, controlla bene un pallone, riesce a mandare in avanti, non c'è nessuno, però il 9 era dietro al giocatore della Calvarese, quindi non è riuscito ad andare di testa, quindi è arrivato il portiere, l'ha parata tranquillamente. Ora rilancio lunghissimo il portiere della Calvarese di testa. Ancora nuovamente la Calvarese, sempre bene, arriva il numero 11, passa via con un colpo altissimo delle tribune. Il numero 11 va via di Valtia, passa fortissimo delle tribune, il pallone. C'è un fuori gioco. Parte con il numero 11, qualche sbaglia. Mancano meno di 15 secondi alla fine del secondo tempo, ci sarà circa 3 minuti di recupero, quindi si arriverà fino al 48° minuto. Nel frattempo c'è la rimessa laterale a favore della Calvarese. Molto bene il pallone, i giocatori di casa provano a potersi andare col 17 in area di rigore, arriva il 15 che prova a mettere fuori,
parte fuori la palla, altra rimessa laterale a favore della Calvarese, oggi ha fatto un'ottima gara, ha avuto circa il 60% di possesso di palla, sono stati effettuati 5 calci d'angolo a favore del Villaggio, 3 battuti dalla Calvarese, 2 ammunizioni nel file dei padroni di casa, 1 per gli ospiti. Ora proprio questa legittimazione del numero 11, portato via il pallone, prova a andare Claude, puntato sulla caviglia, il direttore di gara lascia correre, quindi sarà rimessa laterale a favore del Villaggio, scusate, della Calvarese. Anzi, vediamo cosa decide l'arbitro. Dalle falli laterali battuti da entrambe le squadre sono 84 falli laterali battuti, 8 punizioni a favore della Calvarese. Ora riparte bene proprio la Calvarese, è un fallo e potrebbe uscirci anche una munizione, viene munito il numero 6 della Calvarese, Watai. Manca meno di un minuto alla fine di questa 16ª giornata di campionato tra la Calvarese e il Villaggio. Ottima prestazione proprio per i padroni di casa, si portano via 3 punti. Potrebbe essere l'ultima azione di gioco per il Villaggio, anzi no, recupera nuovamente la Calvarese. Secondi dovrebbe fischiare il direttore di gara, così è fatto, finisce così la 16ª giornata di campionato tra la Calvarese e il Villaggio. La Calvarese spugna proprio il Villaggio per 3-0, il primo gol arriva al 28esimo minuto del primo tempo dal numero 10, arrivano gli altri 2 gol della Calvarese nel secondo tempo. Noi vi salutiamo in diretta live streaming sul canale YouTube Fulvio Barbieri, in Vicenza sul canale Tutto Campo, in collaborazione con Marilene Vincenzi alla regia, Barbieri e Eleonora e al montaggio Barbieri Alessandra. Noi vi salutiamo, vi diamo una buona serata e un buon weekend da canale YouTube Fulvio Barbieri.